tantissimi telespettatori, utenti e clienti allo Stabia in fiera per Anna Tatangelo. Noi siamo venuti qui all'Hotel Miramare perché volevamo averla tutta per noi. Anna, questo Stabia in fiera è stato un evento veramente importante, grande per le persone che l'hanno organizzato, giovanissimi organizzatori. Prima edizione, e il fatto di averti come ospite, soprattutto ad avere un tuo concerto, sentirti cantare qui per noi stabiesi, è un grandissimo onore. Quindi innanzitutto ti ringraziamo. Grazie, assolutamente. Devo dire che ho letto tantissimi commenti, c'è tanta attesa per questo concerto e quindi cercherò di farvi divertire tutti e soprattutto di divertirmi io. E ogni volta è veramente un grazie, perché l'affetto che trovo qui è, non dico raro, però si distingue sempre. È proprio al di là del fatto di un semplice concerto, proprio la cosa che tu ami questo popolo, questa terra. Io l'ho visto anche nel fatto che tu hai chiesto al primo cittadino, insieme a Simioli, hai speso una parola per le terme di Stabia. Sì, anche per lo Stadio San Paolo e quello che si può fare nel nostro, cioè quello che possiamo fare nel nostro piccolo, quando si può lanciare un messaggio lo facciamo, cioè questa è una cosa che alla quale teniamo tanto, no? Gli artisti, ad esempio anche Gigi tiene molto alla sua terra e combatte per queste cose e, però ovviamente lì il discorso, come dicevo in radio, è un pochino più ampio e si dovrebbero svegliare un pochino i vertici della politica per cercare di salvaguardare appunto il nostro patrimonio artistico. Anna, tu combatti tanto anche per le donne, Rose Spezzate. Rose Spezzate e tante altre canzoni che rispecchiano la donna ed è bello perché poi diventano non solo le mie canzoni, diventano appunto delle donne, no? E quando una canzone riesce ad entrare nel cuore delle persone e non farle sentire sole, vuol dire che l'obiettivo è centrato. Da Petrella Motors siamo con Antonio Esposito, il responsabile commerciale. Ciao Antonio. Buonasera. Buonasera a te. Siete qui a Stabia in fiera, con quali marchi? Allora, noi stasera abbiamo i marchi Honda, Mazda e Hyundai, che sono i tre marchi di cui siamo concessionari esclusivi per la provincia di Napoli e che rappresentiamo appunto in tutto un po', diciamo, gli allestimenti, in tutte le forme e le motorizzazioni. Hai detto una parola, esclusiva. In esclusiva da voi, oltre questi marchi, c'è anche qualche caratteristica come trattate il cliente, vero? Noi cerchiamo di mettere il cliente al centro dell'attenzione perché per noi è il bene più importante e quindi cerchiamo di seguirlo dall'inizio alla fine. Per fine intendiamo non alla consegna della vettura, ma soprattutto nel processo di assistenza, nel post vendita, perché come diceva il nostro fondatore, il signor Enrico Petrella, il cliente va conservato, va custodito e va protetto negli anni, anche perché poi c'è sempre un ritorno in termini di soddisfazione clienti, di vendite e di attestati di stima, che è la cosa più importante. Antonio, ciò che dici è molto molto lineare. Ci vuoi raccontare un attimino la storia di Petrella Motors? Allora, brevemente, la nostra azienda nasce negli anni 60 col nostro fondatore, il signor Enrico Petrella, che veramente ha spianato la strada e poi seguita dalla figlia Angelina, che in questo momento è la titolare dell'azienda con i figli Enrica ed Alessandro. Dicevo, hanno spianato la strada per creare un'azienda solida, professionale e soprattutto che nel settore, diciamo, vanta vari attestati, tra cui gli ultimi che abbiamo avuto sono quelli avuti da Hyundai Motor Company Italy come Hyundai membro del Frontier Dealer, cioè concessionari esclusivi con i migliori attestati di vendita e soddisfazione ai clienti in tutta la nostra bella Italia. Antonio, tu sei un responsabile commerciale, ma se si viene lì in azienda ti si trova a parlare con un cliente, se si viene qui in fiera ti si trova a spiegare ai clienti un po' tutto. Quante cose fai? Facciamo tutti tanto, perché l'azienda è nostra, l'azienda è casa nostra, la seguiamo come se fosse veramente ed è il nostro bene più prezioso, perché ci gratifica, ci dà soddisfazioni e insieme a tutti i miei colleghi, dal primo all'ultimo, lavoriamo insieme nell'interesse comune che ripete la soddisfazione dei nostri clienti. È passato già qualche giorno da quando siete qui. Come ti sta sembrando Stabia in fiera?
Bellissima manifestazione, facciamo i complimenti all'organizzazione, siamo veramente contenti di aver partecipato a questa manifestazione, come partecipiamo a tante manifestazioni nella zona, perché ci interessa che l'economia si riprenda, che l'economia vada avanti, e quando ci chiamano amici come gli organizzatori di questa fiera siamo ben lieti di partecipare. A proposito di economia, ci sta qualche offerta particolare attualmente? Abbiamo tante offerte, in particolare proprio su Mazda e Hyundai che abbiamo qui esposte. Abbiamo delle promozioni con delle mini rate mensili e con una rata a 3 anni, che non è una maxi rata, ma è un valore garantito dalla vettura da 3 anni. Quindi dopo 3 anni lasciamo la massima libertà al cliente di poter tenere, restituire o eventualmente cambiare la vettura per un'altra. Sempre nel massimo interesse e nella massima soddisfazione del cliente. L'indirizzo per far correre i telespettatori da voi? Allora, per quanto riguarda il web, che ormai è il nostro canale fondamentale, è www.petrellamotors.it. Per quanto riguarda l'indirizzo è via Napoli 135, Castellammare di Stabia, 081 871 5763. Aspettiamo tutti quanti, perché è sempre un piacere avere clienti, far provare le nostre vetture e cercare di dimostrare la nostra professionalità e di consigliare nel verso giusto per l'acquisto migliore. Equivalenza. Eleganza. Che sa di essenza? Eleganza. Fragranza. Susi, ma cos'è Equivalenza? Equivalenza è un marchio spagnolo specializzato nella produzione di profumi, profumi per la persona, per l'ambiente, innanzitutto per la persona, parliamo in modo diverso di vendere profumi. Che poi diciamocelo Susi, quando ti avvicini ad una persona e senti un buon odore, stai bene, ne sei attratto. Il profumo ti distingue, il profumo eleganza, il profumo... emozioni, ricordi, il profumo è tutto. Equivalenza ti può offrire circa 160 fragranze tra uomo e donna. E oltre a queste 160 fragranze diverse, sì, in cosa si distingue dagli altri marchi? Allora, innanzitutto li divide per famiglie olfattive. Per la donna parliamo di floreali, ciprati, orientali. Per l'uomo legnosi, erbacei, citrici. Ovviamente il cliente che arriva non è abituato a questo nuovo sistema, perché prima chiedeva un profumo e insomma quello era, invece adesso noi chiediamo a quale famiglia olfattiva appartiene. È molto divertente scoprirlo insieme, poi trovare il profumo giusto e riempire al momento nella misura che desidera il cliente, perché considera che tutte le fragranze hanno lo stesso prezzo, si cambia solo di prezzo in base alla misura, dal 30 al 50 al 100 ml. Che però stiamo parlando di prezzi in ogni caso molto bassi. Eccezionali, si parte dal 30 ml con 9,90 € fino ad arrivare al 100 ml con 19,90 €. Si tratta di un'azienda spagnola che conta oltre 700 punti vendita. 50 negozi nel mondo e in Italia nel giro di un anno è arrivato a 120 negozi. Si sente nell'aria un buon odore. Non ti dico nei negozi, qua siamo all'aperto, ma nei negozi c'è un profumo. Però una piccola curiosità, oltre ai profumi offrite anche qualche altro accessorio? Certo, cosmesi, aromi per la casa, deodoranti, micado, mini micado, di tutto. Anche mi dicevi per gli anche animali, per... come no, abbiamo il profumo per i cani, sempre diviso per famiglie olfattive, ma è tutto meraviglioso. Ma come fate a stabilire la famiglia olfattiva? La famiglia olfattiva non è, no, sono i profumieri che stabiliscono in base alle essenze che ci sono dentro. Ovviamente l'orientale con vaniglia, patchouli, o i floreali con rose, insomma tutti i fiori, le essenze. Ed ecco la forza vendita. Tu sei? Sono Nunzia. Penelope. Federica. Nunzia, di quale punto vendita ti occupi? Io lavoro a Napoli, via Chiaia 174, e poi siamo anche a via Cilea, sempre in Napoli, via Cilea 10. Penelope, hai un nome stupendo. Dacci qualche informazione magari su Facebook, come possiamo trovarvi? Sì, potete seguirci su Equivalenza Castellammare Napoli ed Equivalenza Napoli. Federica, tu invece di quale punto vendita ti occupi? Allora, noi siamo su Castellammare, qui in via Roma 23. Andiamo a conoscere subito la signora Navarone. Ah, e c'è anche la sua splendida bambina, che ti chiami? Michela. Signora Anna, solamente una domanda. Il successo di questa realizzazione da cosa è dovuto? No, non c'è nessun segreto, nessuna cosa da nascondere. Tutto lo faccio per la gloria del Signore, perché no, io senza il Signore non saprei, non sarei niente.
Quindi tutto ciò che fate mi dà e mi dà immensa sapienza, perché realizzare queste cose non è facile. Però con la forza del Signore riesco a realizzare, a lavorare, a dare un lavoro anche alla mia casa. Io vorrei farvi solamente notare il particolare di queste creazioni, a partire da un lenzuolino fino ad un piumone. È tutto magnifico ed è tutto realizzato solo ed esclusivamente dalla signora Anna Varone. Carla Laser. Ok, è il nostro cavallo di battaglia. Noi ovviamente non parliamo di luce pulsata, ma parliamo di laser al diodo, quindi una tecnologia innovativa con degli ottimi risultati, risultati visibili già dal primo trattamento. Possono essere trattate tutte le zone del corpo ad una promozione particolare del solo 29 euro a zona, quindi con 10 trattamenti noi riusciamo a garantire un risultato immediato e visibile dal primo trattamento. Perdona l'ignoranza, ma qual è la differenza tra luce al diodo e... Ok, tra laser al diodo e luce pulsata. Okay. Le differenze sono semplicissime e sono due. Una è che il laser può lavorare su pelli abbronzate, quindi tranquillamente per noi non è un vincolo fermare il laser durante il periodo estivo, quindi è un trattamento che può essere effettuato tutto l'anno. Altra cosa è che all'interno c'è un sistema di raffreddamento, quindi abbiamo la possibilità sulla zona di poterci stare tutto il tempo che vogliamo, senza mai scottare, ossionare e quindi causare ovviamente dei danni particolari. E i risultati sono gli stessi o c'è qualcosina in più? Impattanti, ovviamente sono molto più visibili, ecco perché diamo la possibilità ai nostri clienti, chi ci segue per la prima volta, di venire a fare una consulenza assolutamente gratuita. Nonostante sia donna non riesco proprio a capire cosa sta facendo. Stefania, di cosa si tratta? È una sopracciglia, abbiamo fatto un'epilazione alla sopracciglia con un filo arabo, è una tecnica orientale poco diffusa in Italia e rispetto alla pinzetta ci permette una durata maggiore, la sopracciglia viene molto 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 più pulita e con questo metodo la possiamo fare anche ogni 15 giorni. Questo e tanti altri metodi innovativi al centro B-Beauty. Christian, reduce da un istituto alberghiero ma soprattutto figlio d'arte e ancora di più ama cucinare da quando era bambino. Christian, cosa stai facendo? Allora ragazzi, stiamo cucinando, siamo alla piastra, siamo alla presa con i fornelli. Ma tu sei proprio frenetico, non ti fermi un attimo. Non ci fermiamo mai, ogni tanto alzo la testa per guardarmi intorno chi c'è. Mentre prepari tutti questi panini, riesci anche a pulire anche, diciamo, la piastra? Con l'acqua e sale. In un attimo. Sofia si lamenta sempre. Chi è che si lamenta? Io la affumico quando butto l'acqua. Lei è la più dinamica, dopo parliamo anche con lei. Ti dedichi esclusivamente in questa occasione alla piastra. Alla piastra. Ma in genere cosa fai? Anche le melanzane a funghetto? Pensa che la mia giornata è stata... Ieri ho finito di lavorare qua, ho aspettato le 6 per andare al mercato Sant'Egidio, sono andato a comprare le melanzane, i broccoli e ho finito alle 7. Perché scegli tu i prodotti da preparare? Io tutti i prodotti li cucino io, personalmente io. Christian, chi è? Il più? È il più bello, non lo guardare come state, è chic, è intelligente e sfizioso. E come li fai i panini? Ah, madonna, guarda, fantastico, siamo venuti da Sorrento per mangiare il suo panino. Sei la più dinamica? Sì. Di cosa ti occupi in questo gruppo? Di tutto e di più. E come fai a ballare anche mentre prepari i panini? Sì, si fa, si fa. Vai. Invece qui abbiamo altre due collaboratrici, come ti chiami? Francesca. Francesca, che stai facendo? Panino, salsiccia, insalata, patatine e provola. Ma come fanno queste ragazze? Non si fermano, fanno l'intervista mentre corrono, perché guarda un po', qui le pizze ci fanno un baffo, perché preferiamo il panino perché è troppo buono. Come ti chiami? Ilenia. Ilenia, cosa stai facendo? Panino, salsiccia e provola. Di preciso lo stai scaldando? Sì, lo sto piastrando. Io non ho capito una cosa, c'è Sofia alla quale ho chiesto come fate a ballare mentre preparate i panini. Lo domando anche a te. È un'arte. È un'arte, ma da cosa siete spinte? Cos'è che vi dà questa energia? C'è qualche ingrediente magico nei panini? Siamo noi. Andiamo a intervistare subito il loro padrone. Mi scusi se la disturbo mentre affetta questa bellissima provola, ma sa che queste ragazze dinamiche, energiche, che non si sono fermate un attimo mentre preparano i panini, l'hanno definita padroni, hanno detto, io gli ho chiesto, sono chi è il che padre. Vi dà, io gli ho detto, chi sono, è che vi dà questa non energia? Non sono un padre padrone, sono il padre del padrone. Ah, ecco. Chiediamo bene,
non sono un padre padrone. No, si vede che lei dà molta libertà e allo stesso tempo riesce a conferire energia. Sono ragazze che lavorano benissimo, soddisfano le esigenze di tutti i clienti in maniera velocissima e allo stesso tempo è allegra, una cosa che non capita in nessun altro posto. Posso confermare, hanno dato il merito a lei. Delle squadre più forti che ci abbiamo, io e mio figlio. Abbiamo 8 squadre di queste qua. Questa è la più forte, è la squadra di Ponte Persica. Anche Stefano Di Martino sta ben fiera. Stefano, ciao. Buonasera a tutti. Un ragazzo semplicissimo, umile, ma con un grandissimo talento. Come fai a mantenere sempre forte questo tuo modo di essere? Ma forse è dato anche dal fatto che torno spesso nella mia terra. Io sono praticamente compaesano di molte persone qui, perché io sono nato di Torre Annunziata, e quindi come posso spesso scendo a casa, insomma torno dai miei nonni, dai miei familiari che sono ancora qui, e quindi forse il legame con la mia terra mi aiuta a rimanere, insomma, quello di una volta. Ad addolcire tutti i grandi VIP che sono stati qui a Stabia in Fiera c'è Raffaele della pasticceria Capriccio. Raffaele, abbiamo visto entrare qui grandi artisti, alcuni di questi sono stati qui con te tutti e 9 giorni, tipo Raffaella Fico, Gianni Simioli. E quando arrivava il tuo babà, il tuo dolce, oppure la tua opera d'arte, perché i tuoi dolci sono delle vere opere d'arte, sul loro volto il sorriso, come fai? Allora, io li faccio con molta passione, con le materie prime e mi gratifico regalargli un dolce che comunque so che vanno a casa e c'è il sorriso, e quando loro sorridono io mi sento gratificato. Il pezzo forte della pasticceria Il Capriccio. Allora, il pezzo forte è il babà, però ci sono altri dolci che comunque fanno scalpore. Siamo all'ultima giornata dello Stabia in Fiera e Raffaella Fico ci ha accompagnata in tutti questi giorni. Il pasticcere che è stato qui a deliziarci l'ha definita dolce e molto molto disponibile con tutte le persone che volessero farsi una foto, e questo non è da poco. Gianni Simioli l'ha definita impeccabile ed elegante, e poi Alfonso Signorini le vuole tanto tanto bene, il che è emerso anche nell'intervista che avete visto poc'anzi. E voglio domandarti, Raffaella, come fai a farti volere così bene da chiunque ti circonda? Guarda, sono lusingata da tutti questi complimenti. Io sono una persona molto semplice, così come mi vedi, umile. E a dire il vero non so come faccio, sono me stessa, quindi non saprei cosa dirti. Con Alfonso Signorini, vabbè, ho stima, rispetto per lui, ci lega una profonda amicizia, e per me è una persona, è un vero professionista, ma è anche una grande e una bella persona, ed è per questo che ci stimiamo e ci vogliamo bene a vicenda. Lei è un pasticcere straordinario, la conoscono tutti, soprattutto per la sua mille foglie. Com'è che la riesce a fare così buona? È la qualità che ho puntato. Purtroppo per guardare in faccia la gente bisogna lavorare di qualità, se no li fai fessa quando li guardi in faccia. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi e viva delle capri. Buonasera a tutti e grazie di avermi invitato anche a questa bellissima fiera. Stabia in Fiera per noi rappresenta una grande emozione, cantare davanti a tante persone. Stasera c'è una marea di gente, sono contento, un contesto molto bello, quindi il pubblico mi aspetta. Tony Colombo, Tony, tu sì. Diciamo che sei nato e cresciuto, nel senso proprio come cantante, qui a Castellammare ti conoscono e ti amano già da tanto. Vengo da tanti anni, è vero, vengo da tanti anni a cantare, e stasera è la conferma che il pubblico di Castellammare mi ami, mi vuole bene. Quindi sei giovanissimo, quanti anni hai? Poi? 19, tanto dai. Lo sanno tutti. C'ho 29 anni, ecco. E canti da quando eri praticamente bambino. Sempre, sì. Cosa hai voluto fare con questa mega torta? Niente, uno per ringraziare Vincenzo Liguori, che è il proprietario del Miramare, che ci ha dato la possibilità di collaborare un po' con lui, e niente, poi anche per fare un po' di omaggio a questa festa che penso che sia ben riuscita.
Sì, perché siamo all'ultimo giorno, alla chiusura, tutti contenti e tu ci hai reso ancora più contenti con questo bellissimo omaggio, soprattutto grazie buonissimo. Allo staff soprattutto, non è solo opera mia, quindi è tutta la collaborazione di tutti. Alberto, com'è fatta questa torta? Abbiamo fatto un gusto particolare, lime, fragoline e cocco. Il gusto dell'estate? Sì, un gusto fresco per l'estate. E dimmi un po', era enorme ed eppure 40 finita. 40 kg. Io conosco personalmente i lavori straordinari di Alberto, non a caso per le mie feste personali scelgo lui, ed è la pura verità. Grazie. Infatti l'ultima torta che mi hai fatto è stata per mio figlio, quindi più garanzia Piccolo di questo. Dante. Bravo. Amici di Bacheca, questa sera le telecamere della nostra trasmissione sono a Pompei, nel chiosco di Bartolo Longo, che è qui alle mie spalle. C'è una bellissima serata con trame africane, una serata all'insegna della solidarietà, ospiti tantissimi comici provenienti da quella fucina di talenti che è Made in Sud, ovviamente coordinati dal presidente di Trame Africane, Pasquale Coppola. Non ci resta che andare a vedere che cosa sta accadendo qui all'interno del chiostro Bartolo Longo. Trame Africane sta riscuotendo sempre maggiore successo. Vogliamo dire soltanto diciamo qualche cosa che è riuscita a fare Trame Africane in questi anni. Ma i successi sono... io riesco a dire in pochi minuti, quello è il problema, qua mi ship. Diciamo che insomma, la cosa importante è quello che sta accadendo giù in Africa, in particolare in Kenya. Aver messo su un ospedale che è diventato il riferimento dell'intera regione del Meru, una delle regioni più povere del Kenya, ma dell'Africa in generale, dove centinaia di migliaia di persone oggi hanno la possibilità e la garanzia di un'assistenza degna di questo nome, è sicuramente un successo importante. Avere dei ragazzi laureati in un posto dove nessuno aveva mai frequentato le superiori, 13 per il momento, ma sono centinaia quelli che stanno studiando con la nostra iniziativa delle borse di studio e che stanno diventando poi il motore che dovrà aiutare l'intera comunità a venire fuori da questo stato di estrema povertà, è sicuramente un successo. Ma soprattutto il successo è quello di aver fatto rinascere la speranza laddove non c'era e vedere nell'ospedale gente che lavora col sorriso sulle labbra, con l'orgoglio di partecipare a qualcosa che è importante. Che è lo stesso sorriso che in genere noi riscontriamo quando andiamo in un ospedale noi da queste parti, che noi cerchiamo di fare nel nostro piccolo, poche cose ma fatte bene. Pasquale è riuscito a costruire un ospedale. Un ospedale organizzatissimo, pure gli inviati di Cardarello sono andati lì giù a vedere come sono organizzate, perciò sono cose belle, ogni piccoli passi facciamo di anno in anno, raccogliamo, Pasquale va là proprio in prima persona, va proprio lui e cerca di fare delle cose giuste, proprio come si dice, che le cose che uno ha... semplici ed efficaci. E attenzione, lui non porta i soldi si porta in casa, se mangia che... i soldi non li porta, lui cerca, qual è la filosofia tua? No. La filosofia è di insegnare a pescare, non a regalare il pesce. Quindi... Paolo, ma nel 2015 la parola solidarietà che significa? Significa quello che significava nel 2014, nel 2010, la solidarietà è sempre solidarietà, in qualsiasi condizione tu sia. Se hai la possibilità di farlo e hai il cuore di farlo, la farai sempre. Siamo in presenza di un grandissimo artista, un grandissimo percussionista, Ciccio Merolla, anche lui qui per questa bellissima serata con Trame Africane. Vabbè, voglio dire, con tutto il rispetto di tutti gli ospiti, se Trame Africano non chiamavano a me era il massimo, insomma. Perché tu sei molto presente in questo tipo di manifestazioni legate alla solidarietà. Ma io sono presente a tutte le manifestazioni legate alla solidarietà perché penso che l'artista ha questo dovere, cioè l'artista deve portare gioia dove la gioia non c'è. Quindi diciamo queste cose non è che noi facciamo un favore a qualcuno, è il nostro compito proprio quasi unico. Tra poco comincia lo spettacolo qui sul palco del chiostro di Bartolo Longo qui a Pompei e con Maria Silvia Malvone, la presentatrice di questa bellissima serata, parliamo di solidarietà.
È una serata molto calda, non soltanto a livello climatico, ma come caldo è il cuore di Pasquale Coppola e di tutti i volontari di questa Ollus che ormai da tantissimi anni opera nel campo della solidarietà, in Kenya precisamente. In tutti questi anni Trame Africane ha fatto tantissimo, non soltanto attraverso questo appuntamento annuale che io aspetto sempre con grandissima trepidazione, ma proprio sul campo. Questa, diciamo che è la festa a suggello di tutti i progetti che Trame Africane è riuscita a portare in porto. Io sono onoratissima perché questo per me è il sesto anno consecutivo in un posto al quale sono particolarmente legata, perché io sono di queste parti. Sicuramente ci sarà tantissimo da vedere. Onorata di presentarlo per il primo anno con Marco Critelli, che è un grande professionista, quindi davvero sono molto 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 contenta. Allora, un super cattivo che presenta una serata di beneficenza e di solidarietà, la cosa non lega molto bene. Sì. Marco Critelli. Eccomi, ciao a tutti, sembra un controsenso ma non lo è, siamo tutti quanti qua per Trame Africane, è una cosa bellissima. Allora, anche qui, anche il super cattivo che tra l'altro ci sarà stasera, irromperà sul palco però per fin di bene, diciamo, per un'iniziativa benefica, quindi tutto a posto. La solidarietà è una parola oggi un po' in disuso. Però serate come questa testimoniano che è sempre un argomento attuale. Guarda, io penso che noi, loro, diciamo, artisti, insomma, hanno un po' il compito, gli artisti hanno un po' il compito di diffondere, oltre che il buon umore, oltre che l'arte, anche qualche messaggio positivo. Più positivo di questo, aiutiamo l'Africa, aiutiamo il Machaca, spero di averlo detto bene, questo paese a cui andranno, diciamo, i fondi che verranno raccolti stasera, e quindi facciamo una bellissima cosa, ci si diverte. Tra l'altro il messaggio è anche che fare solidarietà è anche divertente, piacevole, poi questo posto è meraviglioso, che devo dire più? Vecchio signori vecchio, è vero! Ricorre il decimo anno della scomparsa di un grandissimo artista napoletano, Aurelio Firro, che ci ha fatto un po' sognare con le sue canzoni, ci ha fatto divertire, e qui abbiamo Fabrizio Firro, il figlio, in questa bellissima serata qui a Pompei. Bella, bella, molto bella. Buonasera a tutti innanzitutto, ma Trame Africane, poi Pasquale Coppa, Trame Africane, insomma è un ricordo vivo sempre, perché mio padre è stato testimonial, un primo testimonial forse dell'associazione, abbiamo fatto tantissime cose insieme, l'ultima uscita pubblica di mio padre è stata proprio con Trame Africane, a dicembre, tipo Santo Stefano del 2014, e poi a gennaio, subito dopo, non è stato bene. Per cui di conseguenza è un ricordo bello, un ricordo ancora vivo, e poi Machaca, l'ospedale, sono tutte le cose che ha realizzato Pasquale, sono cose bellissime. Questi bambini che hanno dei sorrisi meravigliosi. Ed eccoci qua con i duo per duo, Peppe e Massimo, direttamente da Made in Sud. Direttamente da Made in Sud, buonasera a tutti, siamo qua. Anche voi in questa bellissima serata di solidarietà. Sì, sì. Uno perché è sentita con Trame Africane, conosciamo da tantissimo tempo a Pasquale, quindi veniamo veramente volentieri. Allora, è una bella serata, c'è tantissima gente, quindi la solidarietà ancora una volta al primo posto. Sì, ma perché fai a me domande più difficili? No? Sì, la solidarietà sì, va al primo posto, beh, io penso che ognuno di noi il suo piccolo, secondo me, lo deve fare, poi ognuno ha la sua coscienza, ma ognuno fa quel che vuole, noi la facciamo. Con Mario Maglione, grandissimo artista napoletano, anche lui qui per questa serata di solidarietà legata a Trame Africane. La canzone napoletana che si riappropria un po' del suo spirito, quello culturale, per anche divulgare un messaggio di solidarietà. Certo, la canzone napoletana, ma principalmente questa grande manifestazione di Trame Africane, che è qualcosa di straordinario. Io la seguo da molti anni, sono stato già una volta a fare un concerto intero, anche poco tempo fa, che abbiamo inaugurato la piazzetta del papà a nome del papà di Pasquale, ed è stata una cosa molto bella. Ma principalmente a me quello che piace moltissimo è questo movimento di Trame Africane, che per questi bambini, che è veramente una cosa straordinaria. Perciò a richiamo bisogna essere sempre presenti, non solo noi della musica, ma anche voi che ascoltate, che vi piacciono gli artisti,
è che vi piace ancora la canzone napoletana, che credo che sia un punto fondamentale della nostra grande tradizione in tutti i tipi di manifestazioni. Che cosa rappresenta oggi Trame Africane, soprattutto per gli artisti? Trame Africane è sicuramente un punto luce, dico io, perché è in un momento come questo, dove si parla sempre di crisi economica, ci si lamenta sempre di non riuscire ad arrivare a fine mese, poi ti rendi conto che invece noi stiamo molto meglio di tante altre persone, e Pasquale ce lo ricorda, me lo ricorda ogni volta che lo vedo, ogni volta che va in Africa, prende i soldi raccolti dagli spettacoli e li porta lì a Maciaca, quindi è un modo anche per stare bene con se stessi, perché quando fai qualcosa, io non ho il coraggio di andare in Africa, lo dico, però grazie a Pasquale una parte di me riesce ad andarci, quindi grazie a Pasquale, grazie a Trame Africane. Quindi se tuo figlio ti dicesse: mamma, io voglio donare per Trame Africane, tu dici sì a mamma sì? Io dico sì a mamma sì, sì a mamma dona sì. Allora, che dire, stasera benvenuti a Pompei, benvenuti in questa bellissima serata con Trame Africane e benvenuti al sud con Nunzia Schiano. Salve, benvenuti a tutti a Trame Africane. Anche questa sera, come tutti gli anni, si rinnova questo appuntamento nel segno della solidarietà e di questi bambini, no? che stanno ricevendo un aiuto grandissimo. Sì, Pasquale, devo dire, mi ha coinvolto, il primo anno che io sono qui per Trame Africane, ma sono molto contenta perché c'è una grande passione da parte di Pasquale Coppola e tutto lo staff, e quindi ti rendi conto che veramente arrivano dove devono arrivare, e quindi è giusto essere qua. Che cosa possiamo dire, con che fa rima la parola solidarietà oggi nel 2015, detto proprio da Alessandro Bolide? Proprio da me, cioè se lo dico io... Tutti diranno quello che dico io, ma fa rima con il fatto di non distrarsi, che se me oggigiorno ci si distrae facilmente. Per chi ha la fortuna di, come me, di fare un programma che ha fatto tanti ascolti, insomma, ci ha reso poi la possibilità di fare questo lavoro, figurati. Cioè io immaginavo un domani di camminare per le piazze e fare den 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 den, ah ce ne fuori, e vedere tanta gente a ripetere i tuoi tormentori come me, come tanti altri. Vedi Artetica che fra poco girano un film, a me è capitato ultimamente con Francesco Albanese, gli Artetica che hanno avuto un forte riscontro e faranno questo film Cuore e Battito, come, che prende spunto dal loro tormentore. Quindi per noi è importante, credo sia un gesto di riconoscenza, non puoi non esserci. Anche voi siete qui ogni volta che arriva come dire, l'invito di Pasquale. Ma tra l'altro questo è il terzo anno, il nostro gruppo si è formato 4 anni fa, quindi appena il gruppo si è formato da Pasquale è arrivata la proposta per Trame Africane, e non ci si può redimere da essere qui ogni qualvolta ci chiamino. Che cosa significa la parola solidarietà oggi nel 2015? Io penso che sia uno spiraglio di luce per il futuro, quindi noi abbiamo il diritto di accendere questa fiammella di speranza. Questa fiammella di speranza e portarla avanti, perché siamo le nuove leve sia nel campo artistico ma sia proprio sul campo della vita, quindi non possiamo redimerci. Ma vi dicevo prima con altri colleghi, voi che siete personaggi entrati un po' nell'immaginario collettivo, no? Grazie anche a questo grande successo televisivo, siete anche strumento molto più facile per arrivare come messaggio alle persone, no? Sì, e noi vogliamo farlo con la musica, ovviamente. Non sappiamo fare altro. Pasquale fa tanto per questa associazione, e quindi il fatto di dare una mano è ancora di più incentivato rispetto ad altre situazioni, perché vediamo realmente quello che si fa per l'Africa in questo caso. Anche perché dei personaggi come voi, che nell'immaginario collettivo siete come dire, i personaggi in questo momento in voga, no? In televisione, il messaggio arriva ancora prima. Noi siamo uno strumento
Allora se mettiamo a disposizione la nostra immagine per un fine così importante, noi siamo soddisfatti non solo economicamente quando lavoriamo per uno spettacolo dove ci pagano, ma anche quando andiamo a fare queste cose in uno spettacolo dove non è un guadagno economico, ma si guadagna di felicità e di gioia per le cose che si andranno a creare. Quindi. Un saluto agli amici di Bacheca di Telecapri News. Un saluto agli amici di Bacheca di Telecapri News, da Mino, da Maurizio, pure da TT che si sta preparando. Saluto a TT.